Buongiorno a tutti e benvenuti a Peschiera del Garda, sono Claudia Scarmigliati, oggi ci troviamo qui per promuovere il nostro nuovo servizio che si trova sulla pagina Facebook Tour in Peschiera. Con queste audioguide potete utilizzare questo servizio, le troverete in 4 lingue, potete noleggiare all'info point. Le lingue sono italiano, inglese, tedesco e anche veneto, dato che ci troviamo in patria veneta. E oggi inizieremo con la prima tabella e quindi inizieremo con Porta Brescia. Con questo servizio potrete scoprire la storia ricca e inedita della nostra meravigliosa città, che è Peschiera del Garda. È stata sempre fulcro della storia, dato la sua posizione geografica molto importante. È nato come centro metallurgico nell'età del bronzo, per poi diventare fortilizio prima romano, poi veneziano, poi francese e asburgico. Poche città possono contare con la fortuna di avere strutture fortificate di così tante epoche come noi a Peschiera del Garda. Proprio all'interno delle mura venne costruito nel XIII secolo il castello Scaligero, la Rocchetta Scaligera, e in seguito nel XVI secolo, durante la Serenissima Repubblica di Venezia, vennero costruite le mura, quindi la fortificazione e la nostra fortezza a pianta pentagonale che è visibile ancora oggi. Infatti Peschiera del Garda dal 2017 fa parte del patrimonio dell'UNESCO perché è l'unica fortezza veneziana completamente circondata dall'acqua che esista al mondo, quindi siamo all'interno di un vero gioiellino. Porta Brescia, detta anche porta di campagna, era l'accesso alla fortezza. La sua architettura così semplice e compatta è tipica delle strutture a carattere difensivo militare. Questo ponte che stiamo percorrendo è stato progettato da Lorna nel 1760 e con questo ponte procediamo all'ingresso del centro storico per poi raggiungere Piazza San Marco. Quindi concludendo, oggi vi abbiamo presentato la nostra prima tabella, quindi Porta Brescia e l'accesso alla nostra fortezza. Ci vediamo la prossima volta, buona giornata!